Institutional Family Demography, il progetto che si è aggiudicato un Advanced ERC Grant, presenta un nuovo schema di analisi della demografia della famiglia. L'idea è che i trend di formazione delle famiglie e loro dinamiche siano l'effetto non solo di forze globali, ma anche della qualità delle istituzioni e di alcuni tratti culturali, e soprattutto dell'interazione tra queste due caratteristiche. Per fare un esempio, quando osserviamo i diversi paesi sviluppati del mondo, osserviamo differenze marcate nei tassi di fecondità, anche se sono tutti soggetti agli stessi trend globali, come l'aumento dell'istruzione femminile, per esempio, che influenzano la fecondità. Alcuni di questi paesi, come l'Italia, o il Giappone, o Corea del Sud, oggi registrano tassi così bassi da far presagire gravi problemi per i loro sistemi di sicurezza sociale in un prossimo futuro. Altri paesi, per esempio i paesi anglosassoni e quelli nordici, sono riusciti a rispondere alle sfide poste dai trend globali. La domanda chiave che si pone il progetto è: perché e come hanno saputo far fronte a queste sfide? Per rispondere si deve andare più in profondità di quanto si faccia normalmente nelle scienze sociali. In definitiva, quello che dobbiamo capire è perché i paesi adottino diverse politiche di welfare. Di conseguenza, questo progetto osserva gli esiti demografici, ma le risposte derivano dalla scienza della politica e dalla sociologia.